Ragazzi, buongiorno. Allora, come vedete, oggi iniziamo il vlog a casa dei miei genitori, perché ieri sono successe un po' di cose che ci hanno spinto a scombinare tutti i nostri piani. Allora, oggi noi siamo in partenza, nel senso che Omar ha prenotato un weekend al lago, mi ha fatto una sorpresa, me l'ha detto ieri mattina, giusto per organizzarmi, per darmi modo di organizzarmi. E niente, quindi appunto dovremo partire tra poco per poi passare il weekend sul lago di Iseo. Eccomi di nuovo, scusate, è passato un po' rispetto all'inizio di questo vlog, oggi è una giornata un po' movimentata. Vi stavo dicendo che appunto ieri sono andata a lavoro, avevo un bel vestitino con delle belle ballerine che ho dovuto buttare, è già il secondo paio di scarpe che butto in 2 settimane perché mi sono beccata un mega acquazzone, adesso vi spiego bene. I piani erano uscire dal lavoro, passare un attimo qui da mia mamma, poi andare a casa e fare un po' di lavatrici. Giusto per andare via oggi, più che altro volevo lavarmi tutti gli abiti da lavoro di Omar, perché comunque torneremo domani sera tardi, che sarà domenica appunto, e quindi appunto non mi metto poi di sera a fare le lavatrici. E il problema è che sono venuta qua, ha iniziato a grandinare fortissimo, è venuto giù il mondo, un temporale pazzesco che è durato tantissimo. Allora, voi sapete, non so se lo sapete, se mi seguite da tempo, comunque, qui dai miei genitori, non proprio nel loro cortile, nel cortile della signora di lato, c'è una colonia di gatti, dalla quale deriva Carolina, che è appunto nata qui, dalla quale deriva Holly, che è la gattina dei miei genitori, e anche, vabbè, Ozzy, l'altro gattino. Comunque, c'è una gattina di questa colonia che comunque ha iniziato a star male, era sotto il temporale, incastrata sotto la macchina, al che io ho contattato diverse associazioni, ma nessuna che mi ha risposto, perché io a causa di questa colonia sono diventata l'incubo delle associazioni. Mi hanno sempre aiutato tantissimo, però giustamente sono, soprattutto in questo periodo, incasinatissimi perché ci sono tante nascite, in più ci sono persone che partono per le vacanze, nessuno si va a prendere dei gatti, quindi sono strapieni di gatti e niente, quindi nessuno mi ha risposto. Al che l'ennesimo tentativo, sono riuscita a farmi rispondere da una signora che è quella che mi aiuta sempre quando sono disperata, che era la stessa signora dell'associazione che mi era venuta incontro quando avevamo trovato quel gattino sotto il cavalcavia, non so se vi ricordate. E comunque mi ha detto: sì, prendila pure, portala dal veterinario e ci occupiamo noi di trovarle una casa. Questa gattina era messa piuttosto male perché è super magra, poi aveva una palla enorme sotto la pancia. Non si sa se sia un tumore o se sia un'ernia, si pensa più a un'ernia. Comunque vabbè. E niente, abbiamo provato a prenderla perché comunque le si fa carezzare. Tra l'altro, io ho dovuto correre a casa a prendere il trasportino di Carolina e Lisa, che è più resistente rispetto a quello che hanno i miei genitori, perché essendo una gattina randagia, il rischio che appunto si agitasse e magari poteva aprirlo, mentre il nostro è un pochino più massiccio. Quindi nell'andare a casa mi sono beccata proprio questo mega temporale. Niente, ho procurato questo trasportino, sono corsa di nuovo qua. Abbiamo provato a prenderla, ma lei poi si è un attimino spaventata. E la faccio breve perché sto già parlando tantissimo, mi dispiace. Comunque non siamo riusciti a prenderla perché poi è arrivato Omar, abbiamo presa dalla collottola perché lì si immobilizza, però insomma era molto molto magra, avevamo paura di farle male anche a causa di questa ernietta che mia sorella ha starnutito. A questa ernietta, sospetta ernietta che aveva sotto la pancia. Niente, morale della favola, questa mattina è venuta la signora dell'associazione, una volontaria, e al posto di prendere una sola gattina ne abbiamo presi ben due, quindi adesso c'è un lavoro importante da fare, ovvero da sterilizzare l'intera colonia. Finalmente ho trovato un'associazione che mi dà appoggio, perché io più volte mi sono rivolta al comune, insomma, però è stato tutto un caos e non si è riusciti. Pensavamo di non riuscire a prendere neanche uno e invece ne abbiamo presi ben due. Adesso andranno dal veterinario, verranno sterilizzati, messi così in forze e poi troveranno adozione. E comunque alla fine, tra una cosa e l'altra, ieri sera sono arrivata a casa alle 7 e ho lavato tutto il possibile. Il problema è che c'è un jeans di Omar che non si è asciugato, quindi stamattina alle 6 ero lì che stiravo e mettevo le cose in valigia, e poi appunto il jeans di Omar purtroppo è stato quello che ho lavato per ultimo e continuava a diluviare qua, quindi non ho avuto neanche modo di stenderlo fuori per un po' in modo che
appunto svolazzasse con il venticello e si asciugasse. Così niente, adesso siamo venuti a casa dei miei appunto per catturare questi due gattini e intanto ne ho approfittato, mi sono portata il jeans dietro e l'abbiamo messo nell'asciugatrice di mia madre. Guardate che bella colazione! Allora, come sempre, abbiamo i famosi cappucci in queste belle tazze super colorate, ovviamente molto grandi. Poi abbiamo i croissant vuoti con una spolverata di zucchero a velo. E qui abbiamo delle ciliegie, che però non sono quelle del nostro giardino, queste le abbiamo comprate perché le altre non sono ancora mature. Poi qua abbiamo lo zucchero in questo bel contenitore trasparente con il tappo dorato, questa sopra è un ananas. Questo dove l'hai acquistato, mamma? Da casa può essere? Ok, questo è di casa, stavo per dire che era di Tiger, ma no, è del negozio casa. E poi niente, lì c'è un'altra bella brioche. Ok, adesso facciamo colazione e noi ci vediamo dopo. Mamma mia, fa già caldissimo. Allora, siamo ritornati a casa a mettere le ultime cose in valigia perché stamattina mi sono lavata i capelli e c'era ancora il phon che era caldo, la piastra che era calda, quindi li ho lasciati un po' fuori e siamo venuti anche a mettere le pappe alle schifosette. No, non ce la faccio più perché c'è il suo peso. Ti togli, mucca? Non vuole che andiamo via? Aia. Dai, Lisa! Ancora te uno com'è ridotto? Vieni, andate, cucciolotta. Andiamo. Dai, vai a fare un po' di pappa. E adesso ci aspettano 2 ore di viaggio. Man mano che andiamo in giù, guardate un po' il cielo com'è diventato. Ho visto adesso il cellulare e mi dà che inizierà a piovere alle 14, praticamente l'ora in cui dovremmo arrivare noi. Siamo arrivati adesso a Milano. E abbiamo beccato un traffico pazzesco perché c'è stato un incidente, in più sta venendo giù un diluvio. Diciamo che siamo noi che portiamo fortuna perché ogni weekend che partiamo, sia che sia a gennaio o che sia ad agosto, diluvia sempre. Comunque fortunatamente per domani il tempo dovrebbe essere bello. E devo dire che le temperature sono anche abbastanza calate rispetto a dove eravamo noi stamattina. E niente,
niente, adesso continuiamo ancora il nostro viaggetto. Abbiamo più o meno un'oretta e dieci. No, più o meno, un'oretta e dieci mi dà il navigatore. E poi vi faccio vedere l'appartamento, perché l'ho visto dalle foto e deve essere davvero stupendo. Conviene fermarci un attimino e sperare che la smetta un po', però non so, qua non promette tanto bene. Allora ragazzi, siamo arrivati, l'appartamento è da sogno. Praticamente da fuori è un po' la struttura di un hotel, c'è la reception, infatti c'è la ragazza che ci ha accompagnato fino a qua. Le scale, cioè l'ingresso è bellissimo, adesso poi dopo ve lo mostro, e cioè l'appartamento è veramente veramente bello. Allora adesso vi faccio un rapido home tour. Allora, innanzitutto questa è la porta d'ingresso, non so se riuscite a vederla. Guardate, qui sopra l'ingresso ci sono questi faretti che illuminano subito. La porta tra l'altro è bellissima, mi piace tantissimo il colore. Per terra abbiamo il palchetto color miele, che praticamente è qui in tutto l'ingresso. Poi qua c'è questa struttura che è tipo boiserie, comunque come vedete sta molto bene. Poi praticamente andando per di qua, dicevo, Omar che si è già proiettato sulla cucina, comunque abbiamo appunto tutto l'ingresso. Cioè è molto ben disposto questo appartamentino qui. Allora qua c'è il tavolo e qui ci hanno messo qualcosa per una piccola colazione barra merenda, se dovessimo aver fame. Cioè, cosa ci sono qua? Marmellate, fette biscottate, poi qua c'è la Nutella, qui abbiamo dei grissini e lì c'è, vediamo un po' cosa sono, ah, tipo olio, sono delle mini confezioni di olio extravergine, c'è anche il sale. Poi qua c'è questo bel quadretto, qui abbiamo questo lampadario molto basso sul tavolo, poi qua abbiamo la cucina che è piccolina, però è molto bella, mi piace tantissimo. Adesso non so se come colori rende, perché comunque è nuvolosissimo fuori, super buio. Comunque, come vedete, qua c'è il marmo, questo è marmo proprio, e praticamente lo stesso marmo del top, che tra l'altro, sì, qui è stato messo un vetro probabilmente per proteggerlo. Comunque lo stesso identico marmo del top è riportato sulla parete, quindi non ci sono le piastrelle normali, ma è fatto in questo modo. Poi qua c'è la macchinetta del caffè. Per quanto riguarda il caffè, ci hanno detto che ce lo offrono loro. Queste sono le cialdine dell'Nespresso. Ci ha detto che dobbiamo soltanto mettere l'acqua, loro non l'hanno messa perché altrimenti stagnerebbe. E poi qua c'è un piccolo piano cottura a induzione, che magari poi provo a usarlo, così faccio già pratica. E poi guardate che belle, c'è la soviglia? Allora. Vediamo. Cioè, praticamente questa è la mia casa dei sogni. La vastoviglie, è piccola ma è molto ben rifornita. Sono bellissimi i pomellini delle ante, guardate che belli, sono tipo questo effetto vetro satinato. E all'interno qui non c'è niente, ma penso che ci sia qualche pentola forse, vediamo un po', perché in teoria è attrezzato nel caso in cui stasera, ecco. Ah sì, guardate, c'è la spugna, lo strofinaccio, poi lì abbiamo il sapone per lavare i piatti e penso che uno sia anche un sapone per le mani.
E poi di qua cosa abbiamo? Cos'è questo? Questo deve essere un bollitore. Bollitore e tostapane. È il tostapane, sì. Bollitore, mi raccomando, non metteteci il latte. Così voglio farlo a casa, una casa nuova. Che cosa? Ah, ecco, questo è il famoso impianto di... Però perché... vabbè, più... Allora, oh Marco, i grissini in mano, che no. Stai già rubando. Stai già mangiando, Omar. Dai, spiegaci un po'. No, voglio farlo così a casa. Allora. Su ogni stanza mettiamo le bocchette. Ma fa un rumore? Perché no, che rumore. Ok. Comunque, vabbè, questo è l'impianto sia di riscaldamento che di raffreddamento, praticamente, sì. Il condizionatore. Condizionamento e riscaldamento. È presente in ogni stanza. Comunque, risparmi tantissimo. Perché non hai più gas. Vabbè, sì. Poi qua c'è un bel tavolino, il pavimento mi piace tantissimo, questo è palchetto vero. È legno. Sì, questo è proprio legno e si vede. Qua c'è un piccolo tappeto, poi qua abbiamo il televisore, qua c'è un divano bellissimo. Un modello. Ma smettila! Guardate un po' che bello. Ricorda praticamente è il nostro, cambia soltanto il rivestimento del divano. Poi qua abbiamo la lampada, niente, qua altre due lampade. Ah, il bagno non vi ho fatto vedere, dopo ve lo faccio vedere. Comunque qua poi c'è la porta, lo scrigno e per di qua si va praticamente nella camera da letto. Guardate che bella, è molto molto bella. Per la prima volta sto entrando insieme a voi. Allora qua abbiamo i due comodini con le lampade fatte praticamente in questo modo. Poi questo è il letto tutto pieno, meraviglioso, di cuscinoni. Ah, io lo adoro tantissimo. Ci hanno messo un piccolo piumino perché comunque il clima non è che sia particolarmente caldo. Poi qua abbiamo un altro comodino, questo ha sia da regolare il caldo, l'aria calda, l'aria fredda. Ovviamente c'è il bocchettone anche qua. Poi qua abbiamo un altro tavolinetto con appunto la televisione. E poi di qua, wow, c'è questo armadio. È un armadio a muro questo, sì. Perché comunque non è... Sì, sì, perché è tutta una struttura unica. E questa era una nicchia, perché per fare quello lì, il riscaldamento, c'è un macchinario lì dentro. Ah. Allora hanno fatto in modo che... Sì, un non venisse... E l'hanno incassato. Noi studiamo tutto così... Ce la vogliamo per la nuova casa. No, comunque, stavo dicendo, questa porticina appunto dà l'accesso... Ma che belli questi pomelli! Cioè, questa casa ha dei pomelli bellissimi. Comunque, dà l'accesso appunto a questo armadio. Qui abbiamo lo specchio, poi ci sono altri due cuscini, ma non credo che ci servano, perché comunque il letto è già pieno. Le grucce, qui abbiamo la cassaforte, questa è un'altra sorta di piumino, ok? Poi ci sono i cassettini e deduco che di qua... sia la stessa identica cosa, giusto? Sì. Altri cuscini, grucce. Ah, qua addirittura abbiamo un mini asse da stiro e un ombrello. Cioè, guardate che accoglienza, però. Non è da sottovalutare come cosa. È la prima volta che andando in un hotel o comunque in un appartamento troviamo una cosa del genere, un servizio del genere. Qui non ci sono i cassettini invece, ma tanto per quel che stiamo non è che ci servono. E poi niente, qui... c'è una mega super finestra, wow, che meraviglia, con questi gerani, guardateli un po', sono gerani vivi. Non siamo abituati. Gerani vivi, noi non siamo abituati perché io li uccido tutti. E comunque dà sulla viuzza. Non riusciamo a vedere il lago, è dietro. No, di qua non si vede perché, dietro, ecco, il lago è giù di là. E comunque guardate che belle le case che sono, cioè sono molto particolari, il classico paesino. E nulla, i serramenti, aiuto, mi stavo ammazzando, i serramenti sono bianchi, molto molto belli. Ecco, vedete qua non ci sono i caloriferi, quindi è questo il tipo di sistema di riscaldamento che intendevo io quando nel precedente video vi ho accennato qualcosa. Adesso ovviamente stiamo ancora valutando, però comunque diciamo che si sta molto bene, perché comunque non è che fa freddo, fa caldo, uno se lo regola in base... la temperatura che fa in casa, lui si uno accende, se lo regola in base alle proprie esigenze. Ah, poi stavo dimenticando il bagno. C'è questo bagno meraviglioso, i famosi sanitari sospesi, cioè in questa casa sto trovando tutto quello che mi piace. Allora, qua abbiamo una super mega doccia che è grandissima, dove praticamente... Ah, ok, lì c'è
Che bella che è, molto molto bella. Comunque qua c'è questa piccola nicchia dove ci hanno messo tutti i vari saponi, il gel, shampoo, bagnoschiuma, vedete? E cioè è veramente veramente bella. Allora, qui dietro c'è questo scaldasalviette, questa sorta di termosifone che serve appunto per scaldare gli asciugamani. E poi niente, qua abbiamo appunto i sanitari sospesi, guardate un po', anche questo è tutto, vorrei richiamare un po' il marmo della cucina come fantasia. Poi qua abbiamo questo mobiletto con il phon, lì abbiamo la carta igienica, ah addirittura ci hanno messo, vediamo un po', le ciabatte, le ha infradito. Anche questo è un tipo di servizio che non abbiamo mai trovato in tutti gli hotel e appartamenti in cui siamo stati. E qui cos'è che c'è? Ah, qua ci sono le pantofole, quelle bianche super morbide, mentre qua ci hanno messo appunto le infradito nel caso, penso, per la doccia, quando usciamo dalla doccia, per non inzuppare le pantofole. Guardate che bel servizio. Perché l'avevo dimenticata. Ah, anch'io ho dimenticato le ciabatte, vero? Comunque, poi lì sotto c'è una sorta di cassettina di emergenza, per me, che mi taglio sempre, anche se comunque in questi due giorni non cucinerò. Poi qui c'è questa cassettina che penso sia di IKEA, ormai IKEA la riconosco ovunque, dove c'è un po' di tutto, guardate un po'. Allora, qua abbiamo dei bicchieri, poi qua c'è tutti i prodottini per il corpo, uno spazzolino con il suo dentifricio e poi qua abbiamo vari prodottini. Questa è una crema, crema da barba addirittura, altro spazzolino, un pettine, addirittura qua abbiamo, cioè, le lamette da barba, abbiamo capito, cioè è una cosa pazzesca. Questa roba non me la facevo. Qui abbiamo, penso sia una cuffietta per i capelli, per la doccia. Poi qua abbiamo dei cotton fioc con dei dischetti in cotone e questi non capisco cosa siano sinceramente. C'è uno di quei super mega specchi che, come vedete, vengono in avanti. Ci sono gli erogatori del sapone, ho visto che ce n'è uno uguale anche per il bidet. E qui dentro cosa c'è? Ah, qua abbiamo la lavatrice, addirittura la lavatrice. Super, super, super. Comunque c'è un profumo meraviglioso, è super pulito e niente, è proprio bello. Adesso usciamo per andare a pranzo e nel mentre ne approfitto per mostrarvi come sono fatte le scale. Come vedete ho la giacchetta addosso perché qua fa freddo da 14 gradi e cioè, ci ha detto che stamattina ha grandinato, com'è? È successo ieri a Torino e comunque per strada quando siamo arrivati eravamo in mezze maniche, dovevamo ancora scendere dalla macchina e vedevamo tutta la gente con le felpe, con il cappuccio, con i foulard, non le sciarpe, i foulard, non esageriamo. E comunque ha smesso di piovere fortunatamente, sta piovigginando ma ogni tanto poi smette, quindi ci va ancora bene. E nulla, adesso andiamo a pranzo e poi dopo raggiungiamo nuovamente la macchina per andare a prendere la valigia di Omar perché non ce la siamo portata dietro, perché abbiamo dovuto camminare un pochettino più che altro per capire dove fosse situato l'hotel tra virgolette, perché non è un hotel. E nulla, ci vediamo dopo. Ok, guardate un po' come sono belle. Questo è l'ascensore. Cosa c'è? Mettiamo solo il codice. No, ho detto di chiudere normalmente perché si chiude automaticamente. Quello è il codice per aprire la porta. Questa è un'altra stanza. E praticamente qua ci sono le scale che vanno sia su che appunto giù. Vedete? Cioè sono fatte molto bene. Praticamente hanno la stessa identica struttura dell'interno. E questo è un altro termosifone col quadro. Questo pavimento è stupendo, pavimento veramente meraviglioso. Omar, hai finito di litigare con le luci? Stavo provando a spegnere. Cioè tu sei proprio un elettricista delle balle. Ok, ce l'abbiamo fatta, andiamo. Ma perché erano già accese? Ah, ok. Poi me ne vado, tu stai qui che continui ad accendere e spegnere le luci. Sì. Ragazzi, c'è un cavolo di vento. Prima stavamo camminando e praticamente è arrivata una folata fortissima di vento. E mi ha fatto andare l'ombrello all'indietro
e non solo, me lo sono anche spaccato sulla testa, infatti ero in mezzo rimbambita, mi sono fatta un male cane e niente, siamo poi saliti in macchina per fortuna, poi ero convinta di essermi tagliata, invece era un capello. Comunque, guardate che roba, è pazzesco! E niente, siamo venuti a spostare la macchina perché dove l'abbiamo messa prima c'era il disco orario, non potevamo lasciarla troppo. E nulla, adesso Omar sta impostando la localizzazione in modo tale da poterla ritrovare domani che ritorneremo a casa. E poi andiamo a cercare un posticino dove pranzare, anche se comunque la vedo dura perché è tutto un po' chiuso. Sono le 2 passate e il tempo è da lupi, quindi adesso cerchiamo se c'è una pizzeria, anche una pizza al trancio. Poi stasera magari andremo al ristorante, così saremo anche un pochino più tranquilli, soprattutto riusciremo a cenare in un orario... Dove vai? Stavo dicendo, riusciremo a cenare a un orario decente. Ecco, no? Aiuto! Dico, ok la pioggia. Ok la pioggia, ma almeno sto cacchio di vento. Poi c'ho l'ombrello che si smonta da solo. Ah! Cos'è qua che lampeggia? Ah, ok. Ho l'ombrello che si smonta da solo. E quindi, cioè, mi sto bagnando. Comunque adesso mangiamo, poi ci andiamo a mettere... Aiuto! Stavo dicendo, andiamo a casa, lì in stanza, che cos'è? Perché è proprio cosa oggi, magari... I nostri famosi giri con il battello, ce li facciamo domani, mi sta partendo un polso. Ritornati nel nostro appartamentino. Sono ancora con ste luci. Ma sei troppo interrotto. Cioè, questo con ste luci. Comunque, l'appartamento è circa 34 metri quadri. Ve l'ho detto prima, è una suite, però è bellissimo. Cioè, secondo me questo è l'appartamento dei sogni. È piccolo, ma allo stesso tempo molto... È anche il più bello che siamo mai stati. È anche il più bello, è vero, in cui siamo mai stati. È piccolo, ma allo stesso tempo molto accogliente. E ho deciso che un domani, quando rispedirò Omar da sua madre, io mi prenderò un appartamento così. Meraviglioso. Ciao. Da vivere da sola. Che bello. Che bello. E poi anche semplice da pulire, bello intimo. Abbiamo preso una semplicissima piadina, perché comunque le cucine dei vari ristorantini erano tutte chiuse. Veramente erano le 3:30. No. Sì. Erano le 3:30, cioè pensate, oggi non abbiamo orari. Comunque le cucine, stavo dicendo, erano chiuse, quindi ci siamo presi una bella piadina, però era calda, bella filante, buonissima. E quindi niente, poi questa sera
dato che riusciremo forse a rispettare l'orario di cena, andremo poi a cenare in qualche ristorantino. Qua ce ne sono tantissimi. Noi non siamo mai stati qui a Iseo ed è veramente bello. Il paesino è molto, molto intimo, ha tutte queste viuzze super strette, ricorda un po' i paesini di una volta, e, con tutte queste strade caratteristiche, le case di colori diversi, poi ci sono questi mega fiori stupendi a ogni balcone. E niente, adesso ci riposiamo un pochettino, nel mentre pare che abbia smesso anche di piovere. Adesso però prima io mi faccio un bel caffè, non so se Omar lo vuole, ma io un bel caffè me lo faccio. Lo fai te? Sì, facciamo un bel caffè. Guardate che belle ciabatte, super comode e morbidose. Sinceramente non so quanto potrebbero durare usandole tutti i giorni. Ragazzi, ci siamo fatti una bella dormitina. Tra l'altro il letto è di una comodità pazzesca, è bello sofficioso, il materasso è veramente perfetto. E volevo dirvi una cosa molto importante. Allora, ho letto un po' i commenti sotto l'ultimo video vlog caricato, nonché anche i commenti in generale di quando vi parlo della casa, della nuova casa, di quando appunto vi dico quello che stiamo valutando, sia per quanto riguarda ad esempio il riscaldamento, sia per quanto riguarda la tipologia di pavimento, sia per quanto riguarda, non lo so, la scelta della cucina. Ho notato che ci sono alcune persone che si sentono tra virgolette toccate, si sentono offese in un certo senso quando magari io dico, ad esempio, mi avete detto in diverse cioè mi avete sconsigliato in un certo senso la cucina di Mondo Convenienza perché più persone hanno avuto delle esperienze poco piacevoli, e alcune che ce l'hanno si sono sentite toccate, offese, perché mi hanno scritto io ce l'ho, non è assolutamente così. Oppure per quanto riguarda l'altro video in cui vi ho detto, vi ho parlato del fatto che abbiamo per il momento escluso il sistema di riscaldamento a pavimento, chi ce l'ha si è sentito offeso. Allora, assolutamente, cioè, io non voglio offendere nessuno, nel senso, vi racconto un po' quello che ci viene detto, perché qualcuno mi ha detto, ma chi è che ti dice queste cose, il sentito dire non va bene, devi citare le fonti. Allora, noi stiamo girando tanto, stiamo avendo diversi colloqui con i vari responsabili, con diverse ditte, e quindi quello che mi dicono io vi racconto, perché vi voglio tenere aggiornati, so che vi piace, vi fa piacere, quindi vi tengo aggiornati. Un esempio banale: nel video precedente, per quanto riguarda il sistema di riscaldamento, vi ho detto che avevamo pensato di mettere il camino con i bocchettoni nelle varie stanze. Oggi già c'è una versione diversa, avete sentito prima Omar cosa ha detto, ovvero che vuole mettere questo sistema di riscaldamento, raffreddamento, in modo da eliminare diciamo il gas in casa. Cioè, voi ne sentirete tantissime fino a quando non arriveremo ad avere una casa completamente finita. Questo perché noi stiamo girando, ne stiamo sentendo tante, quindi io vi racconto, ma assolutamente non sono verità assolute, non è che quello che dico io, cioè mi pongo nei vostri confronti come se quello che io vi racconto è la regola, è la cosa giusta, no, io semplicemente vi riporto quello che mi viene detto, quello che noi stiamo valutando, però io non voglio offendere assolutamente nessuno. Semplicemente ve lo racconto perché ci stiamo informando tanto e perché vogliamo evitare in un certo senso di commettere degli errori, e quindi ragioniamo tanto sulle varie decisioni da prendere, anche perché quella sarà, se tutto va bene, la casa definitiva, i mobili saranno quelli definitivi, il sistema di riscaldamento sarà quello definitivo. Vorremmo evitare di prendere delle decisioni errate per poi, una volta dentro, avere dei problemi, dato che comunque tutto questo comporta una grande spesa, un grande investimento economico. Abbiamo, vi dico la verità, molta paura di sbagliare, quindi stiamo valutando di tutto di più. Però
Questo non significa che io voglia screditare quello che avete voi in casa, le vostre decisioni, le vostre scelte, assolutamente. Cioè, io ve lo racconto così come quando una volta che usciamo da un appuntamento con l'architetto, con il muratore, vado a casa e lo racconto a mia madre. Però assolutamente, cioè, io non voglio offendere nessuno, che sia chiaro. Ve lo racconto semplicemente perché vi dico, stiamo valutando tra questo, quello e quell'altro, ma ne sentirete ancora tantissime, ovviamente se vi fa piacere, perché se pensate che queste informazioni che ogni volta vi do vi possano offendere, vi possano dar fastidio, magari faccio che non dirvi più niente e quando poi prenderemo la decisione definitiva vi dirò, guardate, abbiamo scelto questo, questo e quell'altro. Quindi, molto che passa. Ecco, comunque, sostanzialmente è questo. Quindi non vi offendete assolutamente. Il mio è solo, è semplicemente raccontarvi le cose. Volevamo andarci a prendere un bel gelato, solo che le temperature non lo permettono tanto. Quindi abbiamo deciso di rimandare a domani, perché teoricamente il meteo dice che farà più caldo. E quindi adesso, se Omar ce la fa ad uscire dal bagno, andiamo a fare una passeggiata e poi intanto cerchiamo un po' posticino dove poter cenare. Ragazzi, siamo ritornati in stanza. Devo dire che questa sera è andata decisamente meglio perché ha smesso di piovere, non c'è stato più il vento e soprattutto faceva molto più caldo rispetto a oggi quando siamo arrivati, così siamo riusciti a farci una gran bella passeggiata. Abbiamo cenato in un ristorantino carinissimo sopra il lago e abbiamo preso delle pizze buonissime. Vi giuro che io in vita mia non ho mai mangiato delle pizze così buone. Proprio i sapori buoni, si sentiva che era fatta con ingredienti freschi, la bufala, cioè veramente sapori veri, non quei sapori plasticosi. Comunque io adesso vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e noi ci vediamo domani, perché penso che registrerò un altro videovlog, la seconda parte di questo, e basta. Vi mando un bacio grande grande e ci vediamo presto.